In questo esercizio abbiamo un oggetto di massa 1 kg che viene premuto contro questo muro con una forza obliqua inclinata di un angolo alfa 25 gradi rispetto al muro. Il coefficiente d'attrito statico tra il blocco e il muro è 0,40. La domanda è quanto deve essere intensa questa forza affinché il blocco non cada. Infatti è ovvio che se questa forza non c'è, il blocco cade. A noi interessa la forza minima da applicare a questo angolo di 25 gradi affinché il blocco non cada più. La funzione di questa forza obliqua è duplice, cioè ha due funzioni che si capiscono scomponendo questa forza nelle sue due componenti: la componente parallela al piano, cioè al muro, che è questa componente verticale, e la componente perpendicolare al piano, cioè al muro, che è quest'altra componente orizzontale. Quindi disegniamo questo rettangolo, come sempre partiamo dalla punta della freccia e vediamo la funzione, il ruolo che gioca ciascuna di queste due componenti. La componente parallela, quindi forza parallela rivolta verso l'alto, serve a contrastare in parte la forza peso. Forza peso 1 kg vale 9,8 N. Invece il ruolo della componente perpendicolare, cioè la forza perpendicolare, è quello di far nascere la forza d'attrito statico. Infatti noi sappiamo che quando un oggetto viene premuto contro un piano, anche contro un muro, nasce la forza d'attrito statico. Più l'oggetto è premuto forte e più l'attrito statico è intenso. Quindi sono due le forze che contrastano la forza peso. Una abbiamo detto che è la componente verticale della forza F, quindi F parallelo, e l'altra è la forza d'attrito statico. Noi cercheremo di lavorare con l'attrito statico al massimo in modo tale da sfruttare l'attrito e rendere minima questa forza F. Cioè noi vogliamo sapere quant'è la forza F minima da applicare in questo modo. Perciò chiediamo che l'attrito sia al massimo, così che la forza possa essere la minima possibile. Infine c'è un'ultima forza che nasce sul blocco, è la forza vincolare che fa il piano, cioè il muro, per non farsi sfondare. Siccome il muro viene premuto con questa forza perpendicolare qui, che è anche la forza normale, che preme l'oggetto contro il piano, allora il muro reagisce con una forza uguale contraria, quindi la forza vincolare è uguale alla forza normale, cioè la forza perpendicolare. Siccome poi queste due forze si annullano, allora la condizione di equilibrio affinché il mattone non scivoli e non cada, la ricaviamo confrontando le forze in verticale, cioè abbiamo che la somma di queste due forze che tirano verso l'alto deve essere uguale all'unica forza che tira in basso. Quindi la forza parallela più la forza d'attrito statica massima devono essere uguali alla forza peso da 9,8 N. Come al solito, la partita si gioca sempre nella direzione parallela al piano, in questo caso la direzione verticale. Se il piano fosse orizzontale, la partita si giocherebbe in direzione orizzontale, e se il piano fosse inclinato, si giocherebbe in direzione inclinata. In direzione perpendicolare la partita non si gioca mai, perché ci pensa sempre la forza vincolare ad annullare la forza normale. Quindi l'analisi delle forze alla fine va fatta in direzione parallela al piano, in questo caso in direzione verticale. Quindi queste due forze sommate devono equilibrare questa. È scritto in questa equazione. Ora dobbiamo calcolare le componenti della forza F, la forza obliqua. Procediamo come al solito, coseno e seno dell'angolo. Il coseno è il catete adiacente all'angolo diviso l'ipotenusa. L'ipotenusa è la forza F, basta che noi guardiamo uno di questi due triangoli che sono congruenti, che si sono formati con le componenti della forza. Per esempio, se guardiamo questo triangolo qua, l'angolo sta qui e il cateto adiacente all'angolo è la forza parallela. Quindi abbiamo il coseno di alfa, che è il cateto adiacente all'angolo, la forza parallela diviso l'ipotenusa F. Con la formula inversa ricaviamo, come al solito, la forza parallela, moltiplicando F per il coseno di alfa. Facciamo la stessa cosa per il seno di alfa. Possiamo guardare sempre questo triangolo qua. L'angolo alfa è qui, il seno di alfa richiede il cateto opposto. Il cateto opposto è la forza perpendicolare.
quindi il cateto opposto diviso l'ipotenusa. Ricaviamo la forza perpendicolare con la formula inversa, spostando la forza F a moltiplicare sen alfa. F sen alfa e questa forza perpendicolare è anche la forza normale, cioè la forza responsabile della nascita dell'attrito statico. Calcoliamo quindi la forza d'attrito statico massima moltiplicando il coefficiente d'attrito statico Ks 0,40 per la forza normale. Vediamo infatti che la forza normale è responsabile della nascita dell'attrito statico. Quindi abbiamo coefficiente d'attrito statico per forza normale, cioè per F seno di alfa. Ora torniamo alla nostra equazione, che ricordiamo significava l'equilibrio delle forze, cioè che la somma di queste due forze che tirano il blocco in alto è uguale, cioè equilibra perfettamente la forza peso. Quindi torniamo alla nostra equazione e al posto della forza parallela ci mettiamo questa espressione che abbiamo ricavato poco fa. Quindi ci mettiamo forza per coseno di 25 gradi. Sostituiamo anche i numeri direttamente, così diventa più chiaro il procedimento. Al posto della forza d'attrito statico massima ci mettiamo l'espressione che abbiamo ricavato poco fa, quindi il coefficiente d'attrito statico 0,40 per F per il seno di 25 gradi, e a destra abbiamo la forza peso da 9,8 N. In questa equazione di primo grado c'è un'incognita, che è la forza F. Infatti ricordiamo che la domanda del problema era: quanto deve essere intensa questa forza obliqua per non far cadere il blocco? Quindi dobbiamo risolvere questa equazione di primo grado. La forza F la raccogliamo a fattor comune, dentro la parentesi rimane il coseno di 25 gradi più 0,40 seno di 25 gradi. Tutta questa parentesi la portiamo a dividere a destra in modo da isolare l'incognita, che è la forza F, quindi 9,8 N diviso tutta questa parentesi. Infine eseguiamo il calcolo numerico e questa forza F risulta intensa 9,1 N. Vediamo come si fa il calcolo numerico. Innanzitutto mi assicuro che la calcolatrice sia impostata sui gradi sessagesimali, quindi degrees. Poi calcolo il seno di 25 gradi, 25 sin, poi moltiplico questo valore per 0,40, per 0,40, poi a questo valore devo sommare il coseno di 25 gradi più 25 coseno. Questo risultato è il coseno di 25 gradi, poi quando spingo uguale viene fuori il risultato del calcolo complessivo al denominatore. Qui sulla calcolatrice del computer prima bisogna scrivere l'angolo e poi seno o coseno. Sulle calcolatrici tascabili di solito prima si scrive coseno o seno e poi l'angolo. Ora questo numero che ottengo qui è questo calcolo qua, che però io devo portarlo al denominatore. Io finora l'ho calcolato come se fosse al numeratore. Allora con il tasto 1 su X non faccio altro che questo calcolo spostarlo al denominatore. Quindi questo numero che è venuto fuori è il reciproco di questo. Adesso basta moltiplicare per 9,8, per 9,8, e questo è il risultato finale, 9,1 newton. Quindi per fare i calcoli numerici con la calcolatrice non è necessario calcolare un pezzetto per volta e appuntarselo scrivendolo su un foglio. Si può fare un pezzetto per volta, ma alla fine si fa un calcolo unico senza appuntarsi niente. Se poi uno vuole appuntarsi un calcolo intermedio, può utilizzare questo tasto MS, Memory Storage, che vuol dire immagazzinare in memoria. Per esempio, se io voglio memorizzare questo numero, spingo questo tasto, compare questa M, che vuol dire che questo numero è stato memorizzato. Poi per esempio ne scrivo altri, e se voglio richiamare il numero che ho memorizzato utilizzo questo tasto MR, Memory Recall, che vuol dire richiamare la memoria. Infatti richiama la memoria 9,11. In conclusione abbiamo scoperto quanto deve essere intensa questa forza inclinata F affinché, forza minima, affinché il blocco non cada. Deve essere intensa almeno 9,1 N.